Eccoci qua! Buongiorno Francesco! Che sorrisi meravigliosi! Sarà che è la puntata estiva? Ah. Eh sì, oramai manca poco. Cos'è? Il 21 inizia l'estate. 21, 23, 21. Il 21. Perciò sicuramente entro quella data questo podcast sarà fuori. Perché è la puntata estiva. Devo dire, Elios, però, che quest'estate ci sta accompagnando anche con l'acqua, con una meravigliosa pioggia che tutti i giorni compare, ci bagna e poi sparisce. Ci rinfresca, ci tiene un pochino più freschi. Dai, questi giorni qua ci sta andando benissimo, gran sole. Si cominciano a progettare le vacanze. Tu hai già qualche idea? Ma qualcosina, non ho ancora sicuro niente, però qualcosa in ballo c'è. Bravo, c'è. On the road, bolle in pentola. Ma quest'estate, per chi, come dire, rimane collegato, attaccato alla realtà sestese, vedo collegata con noi Erika, che, se tu sei d'accordo, ci racconterà un po' come non essere d'accordo. Quando c'è Erika ha diritto di parola. Eccola! Ciao! Buongiorno. Che meraviglioso ufficio ti trovi! Nel tuo! fantastico! Allora, Elios, a te per aprire le danze. Sì, allora, va bene, Erika non ha bisogno di presentazione, oramai la conoscono tutti, come ad ogni puntata l'abbiamo invitata per raccontarci, per farci raccontare un po' che cosa è stato fatto, che cosa si farà, cosa bolle in pentola, soprattutto per l'estate, perché anche se arriva la bella stagione, l'estate non ci si ferma, ma ci saranno tutta una serie di iniziative. E quindi adesso lasciamo la parola alla nostra Erika, che ci racconterà un po' tutto quanto quello che si farà in biblioteca. Intanto, come stai, Erika? Benissimo, grazie. Rientrata dalle vacanze, sono bella fresca. Quindi, perciò, sono stata nella mia Brianza, non sono andata via, sono rimasta a casa. Però si sta sempre bene. Bravo. Allora. Vai, tutto a te la linea. Un sacco di eventi. Iniziamo da quello che abbiamo appena fatto da qualche giorno, che è il premio Selezione Bancarella, che è uno degli eventi più belli che facciamo qui a Sesto. La selezione praticamente di 6 libri, di 6 autori scelti dai librai. Sono venuti questi 6 artisti fantastici nel nostro cortile della biblioteca centrale, hanno presentato i loro libri e a breve, il 9 luglio, se non sbaglio, adesso vado a ricordi, in una delle prime settimane di luglio a Pontremoli ci sarà praticamente la premiazione del vincitore della Sestina. Quindi, insomma, un evento fantastico, c'è stata veramente tantissima gente, è stata una serata bella, emozionante, insomma, e poi era tanto che volevamo vedere un po' di gente felice di essere lì ad ascoltare autori che raccontano i loro libri, quindi è stato proprio molto emozionante, molto bello. È vero, sì, sì. È vero. Tu fra c'eri ieri sera, vero? Io ieri sera c'ero, devo dire che ho portato a casa veramente delle meravigliose nuove cose, le chiamo così perché un paio li avevo già letti di quei libri, gli altri assolutamente porto a casa la curiosità di poterli leggere quest'estate. Magari Erika adesso tu Elios ci racconti i titoli che sono in lizza per la vittoria a Pontremoli le prime settimane di luglio.
Li leggo io, Erika, o vuoi andare tu? Vai, vai, vai tu. Allora, se no parlo sempre io. Money di Paolo Roversi, Fly di Melania Soriani, Il Rospo e la Badessa di Roberto Tiroboschi, Io non ho più paura di Niccolò Palombini, L'inverno dei leoni, la saga del Florio di Stefania Auci, Nel nome di Dio di Luigi Panella. L'ho letti tutti, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono sì. Loro che il 17 luglio si contenderanno la vittoria in quel di Pontremoli. Pontremoli. In Toscana. C'è da dire che quest'anno al premio Bancarella ci sarà una settimana che anticipa la finalissima del premio Bancarella, che è dedicato alla Bancarella Sport, perciò una serie di attività legate al libro e alla lettura che sono secondo me fantastiche, perché immagini chi legge il tipo sedentario, non è più così, e Bancarella fa un ragionamento fantastico e lo fa proprio nella settimana della premiazione. Hai fatto dei nomi meravigliosi, hai parlato della la Stefania Auci, oramai è diventata una grande scrittrice, lo ha fatto con la sua prima uscita, che era la prima, la saga dei Florio, e adesso è uscita con l'Upgrade, la seconda parte, i Black Money, Bly, Rospo e la Badessa, ma anche Nel nome di Dio, dei thriller gialli che sono stati raccontati in una maniera fantastica. E poi il giovane Niccolò Palombini, un ragazzo giovanissimo, 19enne, che a 16 anni ha avuto problemi seri di salute, ha sconfitto un dannato tumore, per fortuna sconfitto, e oggi lo vede raccontare questa sua esperienza, meravigliosa esperienza, scritta da una penna abbastanza, come dire, importante per essere oggi fra i finalisti del premio Bancarella. E come? Sì. Bellissimo. Di Bilbo Boom è proprio quello di mettervi curiosità, quindi speriamo con questi sei titoli, queste brevi descrizioni di questi sei autori che vi tenga un po' di curiosità. Beh, però oggi ci siamo riservati anche l'ospite che chiude la stagione importante, cioè abbiamo in diretta da Londra, vabbè, però state lì, non muovetevi, perché non spoilerare, adesso arrivano i top player, direbbero a Londra, poi ce lo facciamo dire se ho detto bene o no, vediamo. Allora, Erika, però l'estate mica finisce qua. No, assolutamente, perché prima di arrivare all'estate, volevo ricordare a tutti che sabato 11, grazie agli amici della biblioteca, c'è un evento di Jane Austen alle 3:30 alla Casa delle Associazioni. Bisogna prenotarsi all'email gliamicidellabiblioteca@hotmail.com. Ci sarà Liliana Rampello degli Amici della Biblioteca e Silvia Oiger, spero di aver detto giusto, della Jane Austen Society of Italy. Parleranno di questa autrice, mi raccomando, venite, perché è un evento molto molto bello. E poi non mancate. Come? No, dicevo che se andate a spulciare nelle puntate precedenti, anche dell'anno scorso, la nostra Anna Jane Austen ce l'ha portata in piazza più volte, perciò ragazzi, è una roba che dobbiamo assolutamente andare a vedere sabato pomeriggio. Esatto. E poi non mancate, perché nello stesso giorno, dalla mattina fino alle 17, c'è il mercatino dei libri, quindi passate, date un'opportunità ai libri usati, comprate. Bene, ora è arrivato il momento più bello, perché voglio presentarvi Aria d'Estate. Sono eventi organizzati nel nostro cortile della Biblioteca Centrale. Si passa da concerti di musica, a danza, a conferenze, a spettacoli teatrali, alla magia per i bambini e al benessere. Cioè, vi dico, si parte dal primo
di luglio, sì, va avanti fino al 26 di luglio, quasi sempre alla sera, alle 9, a parte qualche evento per i bambini che è un po' prima, ma insomma, fantastici, non ve li racconto tutti, giusto due o tre. Tipo, si parte da Annientamento della genialità, Mozart e Salieri e Artaud e Van Gogh. Poi passiamo a Flavio Aurelio in Appunti, Spunti e Disappunti. Concerto meditativo con le Mandala Voice. Mandala. Cioè, questo deve essere... Andiamo. Fantastico. Poi c'è il Mago Victor, c'è Don Giovanni ritorna dalla guerra, c'è la storia della cucina, la storia del grano, oppure c'è alla scoperta della scrittura cinese, fantastico, e poi c'è la meditazione e il rilassamento, quindi campane tibetane, suoni, fantastico, cioè, quindi veramente tocchiamo di tutto. Serate emozionanti, bellissime, venite perché sono, ce ne sono tanti gratuiti, altri vabbè sono a pagamento, però una piccola quota, insomma, venite, passiamo luglio e l'aria d'estate assieme, bello. Poi bello. Se dovesse piovere, ragazzi, vengono spostati gli eventi o a Spazio Arte o a Villa Milius, quindi c'è sempre l'alternativa. Tutto con l'alternativa. Tutto con l'alternativa. Vabbè, anche se oramai lo sanno tutti, perché andando in onda in prima serata lo sapranno tutti questa cosa. Dov'è che si possono trovare tutte queste informazioni, eventualmente iscriversi o semplicemente spulciare un po' e vedere che cosa c'è? Okay. Allora, non sono ancora online perché comunque li stiamo scrivendo, li stiamo facendo, quindi e però presto... prima per Biblio Boom, cioè... Esatto, sì, proprio io qua ce l'ho, però a breve li troverete sul sito del comune www.sestosg.net, in fondo alla pagina trovate il calendario degli eventi. Cliccate sugli eventi, vedete, c'è la spiegazione di quello che viene fatto durante l'evento e come iscriversi agli eventi, se c'è la possibilità di iscriversi, oppure alcuni sono comunque liberi, quindi non c'è nessun problema, basta guardare solo la data e l'orario e presentarsi. Meraviglia, nel senso che noi quest'estate saremo assolutamente protagonisti nel andare a vederci, a usufruire, a rilassarci con quelle che sono le proposte culturali che ci sono state raccontate adesso da Erika, e devo dire che sembrano anche molto interessanti, perché c'è anche l'aspetto molto, di molto. Relax, c'è anche l'aspetto di, perciò cultura è bello farla, Elios, dai, è troppo bello. C'è un po', anche un po' per tutti i gusti, c'è una grande varietà di eventi, come diceva prima Erika, dai piccini a chi ha voglia di ascoltare argomenti legati alla musica, chi ha voglia di rilassarsi, chi ha voglia di scoprire nuovi autori, quindi non lasciatevi sfuggire questa occasione. Ecco. Erika, saluta in... Esatto. Erika, saluta i nostri Biblioboom ascoltatori come sempre, cliccate mi piace sulla pagina Facebook, mi raccomando, Biblioteche di Sesto San Giovanni, cliccateci, mi piace, seguiteci, ogni giorno un post degli eventi, libri, consigli, tutto. Tutto. Quindi allora, mi raccomando, seguiteci. Vedo già in regia Antonella, perciò Erika... Buona continuazione. Grazie. Un bacio a tutti, buona estate. Ciao. Stiamo mettendo a posto il, come dire, un po' il collegamento con Antonella, però Elios, devo dire che è abbastanza abbiamo detto un bel po' di iniziative. Tu Fra sei mai stato a Pontremoli? A Pontremoli sono stato a Pontremoli, ma non per il premio Bancarella. No, ancora, assolutamente, perché io 4 settimane fa, non ricordo bene,
sono andato a Torino per la per il salone del libro. Devo dire meraviglioso. Ma Elios, dai, tocca a te introdurre la nostra first biblioboom. Come avete notato, così tra una parola e l'altra ogni tanto buttavamo dentro qualche parola in inglese, e non era caso, era per far capire ad Antonella che noi in tutti questi mesi abbiamo studiato, Antonella, perché sapevamo che saresti arrivata tu a chiudere la stagione 2021-2022 di Biblioboom. Ma ciao Antonella, ciao, buongiorno. Good morning, good afternoon. Devo dire, bravissimi, la pronuncia anche, bravi, avete studiato. Siete stati... No, però Antonella è di parte, cioè, perciò, noi potremmo veramente anche smarmellare cavolate e Antonella ci copre, no, viene dietro. Ciao Anto, in quel di Londra, in collegamento da Londra, la non nostra abbiamo... teacher preferita Antonella. Non abbiamo la vostra aria estiva, che la sento attraverso il video, quindi il caldo che avete voi, però noi diciamo che abbiamo una primavera estiva, ecco, al momento, quindi dai, dai. Con piogge varie anche noi, come voi, quindi... Oh, ok, perciò si sta freschi, diciamo, in questo momento. Si sta freschi. Buono. Bravo. Allora, Anto manca da Biblioboom da un sacco di tempo, però, come dire, adesso ci siamo, abbiamo Antonella con noi e Elios, vuoi introdurre... Abbiamo provato a chiamarla ogni tanto, ma era super impegnata la nostra Antonella, quindi c'era, però comunque dai, chiudi la stagione, che onore, esatto. No, sono contentissima, e infatti per oggi vi ho portato un libro, ve lo consiglio, perché è anche un libro che sto leggendo, l'ho quasi finito, che mi è stato regalato da una mia collega al lavoro. E, è un libro di una scrittrice italiana, io però lo leggo in inglese. Questo qua ve lo faccio vedere, che si chiama Viola di Grado, però è ambientato in Inghilterra, e è la storia di una ragazza italiana che sta a Leeds, che è una città del nord Inghilterra, e dove praticamente piove sempre, perché al nord dell'Inghilterra, un po' come l'Irlanda, piove sempre quasi inverno, e praticamente conduce una vita un po' triste, con la madre che è depressa per la morte del marito, quindi la madre si è ammutolita, che era una famosa musicista, non parlano tra di loro, ma usano un linguaggio particolare che si sono creati appunto dopo appunto che la madre ha smesso di parlare, e insomma è una vita un po' grigia, che un po' come diciamo la città dove vivono. Infatti questo libro, la bella cosa di questo libro è che usano tantissime metafore anche nel libro, molto, cioè, da leggere, da capire anche. E cosa succede? Succede che a un certo punto nella vita di questa ragazza appare un ragazzo di origine cinese, Wen, che è anche il proprietario di un negozietto locale della zona. E praticamente questo ragazzo si innamora di questa ragazza, e tramite la scusa di insegnarle il suo linguaggio, che è il linguaggio cinese, che come sapete è un linguaggio fatto di segni, di simboli, molto difficile appunto da capire anche, lei comincia, diciamo, ad aprirsi a un mondo nuovo e a avere una speranza appunto di uscire dalla vita che stava conducendo. Ci sono altre cose che succedono, c'è qualcosa nella vita di questo ragazzo che non vi voglio anticipare, perché bisogna leggere il libro, ci sono un po' di colpi di scena, ma ve lo consiglio perché è scritto molto bene, ha vinto anche il premio Campiello, quindi è un bel libro anche con buon, insomma, scritto bene, diciamo. Se ha vinto un premio così importante, sicuramente ci sarà un motivo, ecco. Esatto, che è anche il primo libro, diciamo, il libro di debutto di questa scrittrice, quindi una scrittrice appunto da seguire anche, penso, perché ci darà in futuro altri libri, altre cose
sicuramente da leggere, così importanti. Un pochino appunto mi sono documentato quando ci avevi detto quale libro avresti presentato. Volevo chiederti una cosa. Viene nelle varie recensioni, nei vari commenti, viene spesso citato il fatto della creazione di questo nuovo, diciamo, modo questi nuovi modi di comunicare sia con la mamma, con la madre, sì, che con anche il ragazzo Wen, che è il ragazzo con cui poi si innamora senza dire troppe cose. Quindi se ci racconti un pochino di più questa cosa qui. E poi Antonella, volevo dirti una cosa. Come è già successo una volta, tu sei partita in quarta a raccontare il libro, ma ti sei dimenticata di dirci il titolo. Il titolo, oh mio Dio, ve l'ho fatto. Il titolo è 70% acrilico, ve lo traduco in italiano, e 30% lana. Perfetto. Praticamente è un misto che si usa per tante maglie che non sono praticamente tutte fatte di lana. L'ho visto spessissimo quell'etichetta, vabbè, forse anche con percentuali diverse, però già questo è geniale come titolo, ragazzi. Infatti, perché già lì è una metafora in sé, praticamente, infatti, che ti dice la vita tante volte ha tante cose negative in sé, ma in fondo se si riesce a, diciamo, scavare anche nelle relazioni. E questo appunto, diciamo, anche la metafora appunto di lei quando si incontra col giovane Wen, in fondo tante volte riesce a regalarci anche delle cose belle, positive, come la lana proprio 100%. Anto, scusami, ma tu sei riuscita a percepire quella percentuale? Sei riuscita a trasformare quella percentuale che vedi, il 70 e il 30%, nel libro, nelle emozioni, non lo so, in qualcosa che emerge, sì, veramente? Questo emerge nella scrittura appunto della scrittrice, nella maniera in cui scrive. È una scrittura molto appunto che usa un linguaggio molto descrittivo, con queste metafore nascoste, a volte però vengono fuori, capito, quando poi ti rendi conto nella vita, sono cose che succedono anche nella vita reale di tutti i giorni. E come mi dicevi tu appunto, il linguaggio che usa lei con la madre, fatto di segni, perché appunto la madre, essendo depressa, non riesce più a parlare, si è chiusa dentro di sé, è la stessa maniera quando si comunica magari con un'altra persona che parla una lingua diversa dalle nostre, e soprattutto una lingua come il cinese, che è una lingua fatta di segni, che nasconde poi tante, come si può dire, tante sfumature diverse, che poi magari un segno vuol dire tante altre cose. E forse è questo che la ragazza riesce a comprendere anche quando impara questa scrittura, perché dietro magari una cosa del genere lei riesce a capire che nella vita ci sono altre sfumature, magari si può riuscire magari anche nelle cose negative a uscire e trovare la cosa positiva sempre in tutto, capito? In questa maniera, diciamo. Ecco. Non so se sono riuscita a dare una spiegazione. Assolutamente sì. Chiara. Quando sarà capitato nel nostro piccolo, magari quando in posti stranieri dove è difficile comunicare, il bello sta proprio nel riuscire a creare un modo di comunicare alternative, quando magari poi non c'è l'inglese che ci aiuta, perché o noi lo sappiamo poco o non si parla affatto il riuscire a trovare, a scoprire, a inventarsi a volte il linguaggio, una via di comunicazione, poi una volta che ci si riesce a entrare in sintonia con l'altro, dà grandi soddisfazioni. Ma posso farvi un esempio? Guarda, che al lavoro dove lavoro io, nella scuola dove lavoro io, ci sono due ragazzi nella mia classe che sono arrivati quest'anno, alla fine dell'anno scorso, quest'anno in Inghilterra. Uno è un ragazzo cinese, quindi che lui, appunto, il suo linguaggio sono tutti questi segni cinesi, e l'altro è un ragazzo che arriva dal Portogallo, però di origine africana.
e praticamente sono diventati, sono migliori amici, sono seduti al tavolo vicini, perché logicamente sono arrivati tutti e due con niente inglese a scuola, perché parlavano le loro due lingue. E vedere come sono riusciti a comunicare, a crearsi un linguaggio, perché logicamente uno parla cinese, l'altro portoghese, nessuno dei due parla inglese, quindi anche tra di noi per comunicare all'inizio usavamo Google Translate, sai, con l'iPad per cercare di... E soprattutto per il ragazzino che parla cinese, perché io davvero non me ne sono mai resa conto che la loro scrittura è proprio fatta di segni, loro non hanno lettere come le nostre. Quindi anche quando traducevo su Google Translate in cinese, mandarino cinese, vengono fuori questi segni, che sono proprio segni che loro usano nel loro linguaggio, che per noi sono sconosciuti, però sono, per loro sono una maniera in cui scrivere. Quindi... Il modo per poter raccontare attraverso la scrittura delle emozioni. Esatto. Lo fanno con dei segni, non segnetti. A me è capitato una volta tanto di fare un corso di scrittura cinese, cioè non capivo cosa scrivevo, ma copiavo con tutto una... Ma loro hanno proprio, armonizzano anche con degli strumenti, l'inchiostro è un inchiostro che non è la penna che utilizziamo a sfera, ma è proprio tutta la china che va a fare dei... E poi devo dire che è stato veramente un momento e un percorso affascinante, perché non è solo scrivere, ma è proprio raccontarsi attraverso anche il bello di cosa vado a disegnare, a rendere grafico. E ho visto, è uno degli appuntamenti che faranno quest'estate da voi. Abbiamo un pomeriggio, sì. Quindi è una cosa che... Cioè, se fosse andrai subito a farla. Questa cosa qua va assolutamente fatta. Vabbè, io poi ho visto spulciato, perché Elios mi ha mandato un po' l'abstract. Dillo in inglese. Dell'abstract del libro. E ad un certo punto sono rimasto affascinato. Non lo so, Antonella, se la vuoi leggere tu, ma c'è questa piccola frase presa dal libro, che è una storia vera. Ce l'hai? Però povera Antonella, lei non gli ho mandato la scaletta. Allora la dico io, o io Elios. Però io sono rimasto... E dice così: è una storia vera senza morale, che comincia dalle mie forbici e finisce sull'acrilico fiore di tutte le maglie fortunate. Bello. Lì Elios ha superato se stesso, nel senso che veramente adesso magari per fortuna ha aperto il libro a pagina 36 così e si è trovato sto capolavoro di filosofia pazzesca. Perché non spacciarlo? Peccata... Spiegaci da dove arriva questa frase, Elios, come l'hai recuperata? Infatti. No, come dicevamo anche prima con Erika, io spero che queste quattro chiacchiere tra noi tre, che poi siamo finiti a parlare degli ideogrammi cinesi, giapponesi, abbiano anche in questo caso messo un po' di curiosità e spero che qualcuno che ci ascolta, che ascolterà Biblio Boom, andrà nella nostra pagina web opac a prenotarlo, perché questo ovviamente è un libro che poi abbiamo anche a catalogo, che una persona può tranquillamente prenotare, venirlo a prendere in biblioteca e provare a leggerlo. Sì. E poi è una garanzia, se l'ha proposto Antonella. Sì, no, consiglio assolutamente, perché a parte a vincere il premio Campiello, era anche uno dei finalisti del premio Strega, quindi cioè, poi per essere, secondo me, il primo libro di una scrittrice giovane. Era giovane quando l'aveva scritto, aveva poco più di 20 anni. Sì. Ormai ne avrà una trentina, perché sono passati un po' di anni, fare una decina d'anni. Sì, forse sì, però è per essere un libro, cioè il tuo primo album di debutto, insomma, cioè, è una bella presentazione, è un bel biglietto da visita, secondo me.
Antonella, perché io poi tu lo sai che io ho bisogno delle tue pillole londinesi, no? Perciò, me le sono preparate. Ecco qua, perciò io volevo chiudere con questo meraviglioso altro pezzettino fatto da Helios, perché lui si nasconde, ma secondo me ha studiato e ha fatto un lavoro pazzesco. Bello che non so cosa sta per dire. No, al di là della storia incentrata sul solito contrasto amore-odio tra madre e figlia, la peculiarità di questo esordio felice sta nell'uso di un linguaggio sperimentale, efficace e intrigante. Cioè, Helios, ma tu questa cosa la potevi mandare a The Post, la potevi mandare al Corriere della Sera, perché così hai veramente... Ti dice che non l'ho fatto. O lo abbiamo preso da lì, no, spero di no. Ma ti pare? No. Non è vero, però ci tenevo perché leggendo questo abstract Helios mi ha coinvolto e mi ha dato la possibilità mi ha sicuramente intrigato nel andare a leggere. Poi Antonella, tu hai dato il colpo finale e convincendomi al 100%. Meno male. La prima prenotazione sarà quella di Francesca. Sì. No, ma per l'estate forse lo compro. Bene, chiudiamo il libro perché ci sono le pillole londinesi. Adesso ci vorrebbe una sigla, Elio, se la vuoi fare tu con un... Dovremmo studiarla una sigla. Dovremmo studiarla perché noi, Anto, finalmente possiamo dirlo, è ufficiale. Non dobbiamo più andare in giro con Green Pass, Green Day, Green Gran. Perciò con Helios sicuramente nella stagione prossima di Biblioboom verremo a Londra a trovarti. Faremo una puntata da Londra. Wow, dai, questa... Perciò io voglio fare una puntata con lo sfondo di Antonella. Ah sì. È bello, è troppo carino, sì. Floreale, come Antonella, tutta sorridente, floreale, fantastico. Vai Anto, raccontaci qualcosina di Londra. Vabbè, io ho tenuto una pila perché so che Francesco vuole sempre qualcosa di cucina tipica inglese. Io invece ho pensato, visto che è la settimana che c'è stato il giubileo, e lo so che avrete visto di tutto e di tutto di questo giubileo fantastico. La regina di platino, giusto? Giubileo di platino, 70 anni, cioè chi è che riesce a regnare 70 anni? Cioè, quanti anni ha la regina? E ne ha 96 ne ha appena fatti. Ed è regina da 70 anni. 70 anni, cioè non penso che ci sia stato, non mi ricordo. Mai nessuno, no. Comunque una cosa, allora volevo proporre, è il tipico tea inglese. English tea, ok? Che praticamente è una cosa che si usa, va tantissimo negli hotel o ristoranti molto in Londra, si può andare appunto e prenotare questo tea inglese dove ti servono logicamente tè rinomati, sai, della casa reale, eccetera, e poi ti offrono queste varie snacks che sono portati in questi piatti, sai, che sovrapposti uno con l'altro. Sì. Dove vi servono appunto tramezzini, mignon, tortine, pasticcini inglesi e poi queste tortine che si chiamano cones, che sono delle tortine inglesi che loro praticamente gli spalmano marmellata e questa panna speciale un po' e poi ti offrono anche champagne o prosecco, poi puoi scegliere col tè. Questo è sempre alle 5 o'clock, alle 5 o'clock. Allora, praticamente questa è una cosa che va di moda adesso, lo fanno tanto per i turisti o per chi magari fa i compleanni, vuole fare una cosa diversa, invece di andare al ristorante fanno queste cose un po' così inglesi. Apericena, che partono da te e finisco con lo champagne. In questi posti molto tipo un po' chic così. Chic. Però praticamente cos'è? La tradizione veramente del tea inglese, che una volta si faceva alle 5 e si mangiava alle 5 e praticamente mangiavano queste cose loro, non era una cena tipo la nostra, mangiavano
torte, panini, tramezzini, col tè praticamente, era il loro tè proprio inglese tradizionale. Alcune famiglie proprio inglesi, vecchio stampo, lo fanno ancora. Lo fanno ancora. Anto, tu non ceni alle, non ceni alle 5? Io no, io sono... Ti sei portata dall'Italia gli orari legati italiani, esatto, sì. Mediterranei. Quindi, però è una cosa un po' tradizionale, appunto, che volevo appunto far conoscere, visto che siamo appunto nella settimana reale, come cosa un po' così, insomma. Anto, ma tu mi hai parlato della regina, ma ti è mai capitata di incrociarla, di incontrarla? Di... Mai, purtroppo. Mai. Mai. Ma neanche, un tè, neanche un tè con la regina, ma no, ma non ci posso. Non mi ha mai invitata, non lo so. No, questo è proprio veramente, 70 anni e non ha capito ancora. Le dobbiamo dire che Bene, 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 che bello. Londra è meravigliosa, ma per Biblioboom ancora di più, perché abbiamo la nostra inviata speciale Antonella che arriva con chicche, conoscendoci anche culinarie interessanti e non solo. Comunque, perché ricordo quella meravigliosa puntata sui ponti, Anto, è stata pazza. Elios, l'abbiamo riascoltata ieri, Elios. Qualche tempo fa è stata meravigliosa. Siamo partiti dai Navigli e siamo finiti sul Tower Bridge. Sul Tower Bridge. A Londra, infatti. Nulla vieta, se uno è curioso, di andarsene a ripescare. Le puntate, sì, sono sul CSBNO, il sito CSBNO, e perciò OPAC delle biblioteche, ma da qui a poco arriveranno tutte anche sul portale della città di Sesto San Giovanni, perciò Biblioboom, e ognuno potrà vedere suddivise per stagioni le tre stagioni Biblioboom, ma assolutamente lo annunciamo con Elios, perché è assolutamente partita l'organizzazione per la quarta stagione. Naturalmente Antonella sempre in timeline, in pit stop, in lì davanti, warm up, ditemi, non so più dire la, volevo dire sta cosa in pole position, no, in pole position, pole position. Warm up, ma dove devo andare io? Senza, possiamo dire offside, parole a caso, è così. Bene ragazzi, allora vi dico che noi abbiamo 37 minuti, 38 minuti di registrazione, però ci sta con la chiusura di quest'anno, e poi soprattutto perché è stata con noi, è stata dei nostri, Antonella da Londra. Grazie. Ringrazio veramente di cuore, ringrazio veramente di cuore, perché anche per noi, al di là della registrazione, però è un piacere avere questo feedback londinese. Certo, fa piacere anche a me sentirvi, ragazzi. Sì, e poi vedere il vostro inglese migliorare. Quello soprattutto. That's okay. Yes, I am. Ah, eccolo! Yeah. Hai visto. Anto, con la speranza prima o poi di incontrarci anche di persona. Sì, assolutamente. Vediamo. Non abbiamo più scuse. No, quest'anno appunto vengo tutto il mese, fine luglio, fine agosto, quindi dai. Vediamo quando voi sarete in giro per le vostre vacanze, se riusciamo magari a beccarci un momento che siamo tutti in zona milanese. Okay, è perfetto, noi accogliamo assolutamente questa sfida, quella di poterci vedere live. Elios, perché ti devo dire oramai? Ce le ho segnate tutte qua. scherzo, dai. Allora, Elios, salutiamo Antonella e ringraziamo veramente di cuore, perché Antonella è parte di Biblioboom e lo fa raccontandoci assolutamente, dal suo punto di vista, una letteratura che non è solo inglese, perché ci parla ad ampio spettro, non so come si dice in inglese, però lo dico in italiano, e la ringraziamo, perché Biblioboom è anche Antonella, perciò siamo contenti. Grazie. Buona estate.
è la mia, il mio punto di vista come una lettrice, quindi è molto, molto blando, molto tranquillo. Però anche questo è promuovere la lettura. Due bibliotecari e vus, lettrice, mi sa che lettrice vus, due bibliotecari. 2-0 2-0 per la lettrice. Antonello, un abbraccione, ci vediamo presto e comunque su Biblioboom a settembre. Esatto. Biblioboom a settembre e presto in Italia. Ciao Anto, un bacio a tutti. Ciao, ciao. Oh, ecco qua. Bene, la chiusura la facciamo con un saluto. Che è quello, facciamo immediatamente che abbiamo sforato tantissimo. Diamo l'appuntamento a chi ci vorrà seguire anche nella prossima stagione a settembre. A settembre si ricomincia con altri ospiti, con altre novità, altri argomenti e speriamo di avervi tenuto un po' compagnia e soprattutto di avervi consigliato libri e non solo, e anche iniziative interessanti. Ha detto tutto Elios, perciò ciao! Ciao, alla prossima!